Ciao a tutti spazzature, come va? Spero tutto a puttane. Ebbene sì, oggi siamo su Assassin's Creed 4. Questo, come potete vedere, è una nuova serie condotta da me e forse pure da Dinosauro. Questo è un gioco che mi è stato particolarmente piaciuto sin dal primo capitolo di quest'ultimo. Spero di non mandare tutto a puttane e vi auguro una cattivissima visione. E sottolineo che forse in alcuni casi sarò molto più nabbo del mitico dinosauro ciccione. Avete visto quanto sono pro? Sono così bravo che posso pure cazzeggiare con il cannone della mia nave. Ah sì, questa nave è veloce quanto la Lamborghini Veleno. Per quelli di voi che come me che non sanno un cazzo sulle auto, andiamo a chiedere qualche domanda a Dinosauro sulle automobili. Come scusa, io ora non ho tempo, cioè devo andare fuori un attimo per fare la spesa. Cioè, mi dispiace per voi, però non è che posso fare tanto. Mi dispiace. Cioè, ora se. Pronto? Oh, ciao bella. No, non sto facendo niente, no, credimi. Sì, sono libero. Se posso venire a casa tua, certo, perché no? No, in 5 minuti no. In 5 minuti come cazzo faccio venire? Non sono Superman che faccio 20 km a piedi. No, 20 km in volo. Cioè, lascia stare. No, se mi dai 30 minuti, perché io sono tutto nudo ora. Cioè, no, non mi sto masturbando. No, ti giuro, non mi sto masturbando. No, non mi sto masturbando, Ok, ok, ciao. Bella. Scusate, mi ha chiamato mio padre, mi ha detto che devo andare un attimo a fare la spesa velocemente. Quindi ciao a tutti, mi dispiace davvero tanto, non è colpa mia. Pezzo di merda di un dinosauro, dai un po' di tempo anche per YouTube, cioè YouTube, e non andare sempre dalla tua fidanzatina a fare il segaiolo. E poi un'altra cosa, toglie quella cazzo di suoneria dal cellulare, che mi stanno sul cazzo le canzoni indiane. Sarà pericoloso. Edward, fare il pirata è pericoloso. Non pagherebbe tanto altrimenti. Perché non entri nella Regia Marina? Avresti una paga certa e da gente onesta. Al diavolo i signori della Marina. Per ogni scellino che danno a me, il capitano ne prende 600. Non è così che si fa fortuna. Non ci serve una fortuna. Non è per bisogno, Caroline. Voglio del cibo che sia decente. Voglio dei muri che proteggano dal vento. Voglio una vita decorosa. Quanto pensi di restare laggiù con quei pirati? Un anno, direi. Due al massimo. Va bene. Non più di due. Promettilo. Scusate se ho smesso di parlare, ma vi volevo far godere i filmati fantastici di Assassin's Creed. Abbiamo appena visto che questo coglione lascerà la sua moglie per ben uno o due anni, sicché in frattempo chi la molesterà? Intanto andiamo a nuotare, ora che ci penso nuoto anche meglio di Federica Pellegrini, anche se è meglio dire Federica che il cognome non è il massimo, muchacha.
Cazzo, sta piovendo a dirotto, il mio cazzo sta diventando tutto freddo, se non esco dall'acqua mi sa che non mi rizzerà mai più e me ne dovrò comprare uno finto di plastica, ma non sarà mai più la stessa cosa fare sesso come un dio. Aspetta, mi ero quasi quasi scordato che ero un dio. Andata bene anche a te. L'Avana. Devo andare a L'Avana. Bene, allora costruirò un'altra nave. Ti pagherò. Non è questo che interessa a voi pirati. Ti darò 1000 corone. Vai avanti. Lo farai oppure no? Ma non hai il denaro qui con te, vero? Dannati pirati del cazzo! Ora ti prendo, furbone! Per fortuna del mio dio saggio, cioè me stesso, sono uscito dalla fredda acqua e il mio cazzo si sta già riprendendo grazie al calore del sole tropicale di questa cazzo di isola, ma comunque forse è meglio se ci diamo una mossa a tagliare il cazzo a quel figlio di puttana, perché ha detto: dannati pirati del cazzo, pirati di merda, i pirati sono dei figli di puttana, ora corro via per andare a scopare la bella fica di tua moglie, aspetta, prima vado a giocare per 6 ore a LOL. La cosa più grave che hai detto è che vai a giocare per 6 ore a LOL invece di scopare mia moglie. Quanto sei coglione, mi dovresti baciare le scarpe e farti perdonare da me. Anzi no, non mi baciare le scarpe, perché hai un alito così pesante che se rutti infetti tutto. Cazzo, ma sono proprio una scimmia, o come direbbero i parenti del mio amico Ciccione Dinosauro e del mio amico Gay Rettile. Vabbè, dopo aver detto così tante cazzate i loro genitori del cazzo direbbero: oh, ita chi ecta calabandu retto c'è yampcore. Kintuita to ecta calemanush da geto yampcore ita to ecta shada manush. Visto che il nostro bravo e fedele servo Pomodoro sa tutte le lingue, giusto per fortuna vi posso dire quello che ha detto, in 3 parole vorrebbe dire: ma questo non è mica una scimmia nera che salta così tanto? Ma come può essere una scimmia nera se questo uomo è bianco? Per caso il suo fratello è un negro? Da queste parole potete capire quanto sono razziste i parenti bengalesi. Ma intanto guardate quanto cazzo è grande questa giungla o foresta pluviale, uguale a quello che i maschi hanno in mezzo alle gambe insieme all'uno stecco che è moscio moscio, ma in molti casi si può allungare e diventare duro duro. Quella cosa che vi sto cercando di spiegare si chiama cazzo. Intanto, come possiamo vedere, ci siamo fatti una cazzo di sincronizzazione sul posto, visto che siamo degli assassini di merda. Cazzo che salto, tra un po' mi posso pure rinominare Super Sagittarius. Eccolo lì il pezzo di merda, ora che ti ho visto non mi sfuggi più, coglione figlio di puttana, puttana perché... Perché molto spesso la sua mammina la sera trovavo in posti strani come la tangenziale e me la pigliavo. Era molto brava a fare sesso, rendeva la notte speciale. Ecco un po' di pelle di animale, così quando la sera devo scopare qualcuno, possiamo farlo nella pelle di questo animale. In 3 parole lo userò come letto. Ma questa cazzo di cassaforte che ci fa qui se non lo posso nemmeno aprire? La gente di oggi che mette cassaforti a cazzo di cane, questa battuta era stata creata da Dinosauro. Porca puttana che panorama, mi sa che è meglio se faccio una foto, così lo porto dalla mia moglie. Penso proprio che siamo alle Caraibi, peccato che mia moglie non è con me a fare il pirata, vabbè, quando torno a casa la porto qua per vacanze di sesso estremo. Che cazzo, non sono Spider-Man che posso scalare tutte le montagne? Ah, ma che coglione che sono, ci sono le scale proprio qua, è come se dicessi devo andare alla casa del mio vicino di casa. Io cosa faccio? Prendo l'auto, passo dalla Cina e poi dopo 360 giorni vengo a casa sua.
Ah, ma qua c'è un'altra torretta del cazzo in cui posso fare una bella sincronizzazione per trovare le puttane e le morti di cazze. Aspetta, aspetta che vado in cima a fare il coglione. Sembro proprio un calabandor che si sta arrampicando per riprodursi come un animale. Aspetta che il calabandor è un animale. Cazzo, ma dopo la sincronizzazione sessuale ritorno a fare la Federica pelle negro, no dai scherzo pelle garidi, ok ok ora la smetto se no vi prendete un infarto di risate, diciamo solo Federica Pellegrini. Corri corri, il Shadabandor sta arrivando a ucciderti, dopo averti ucciso venderò il tuo corpo ai cannibali, poi ai cannibali li uccido perché sono dei pezzi di merda e poi vado a vendere anche loro da altri cannibali e così via, così intanto faccio tanti soldi che nemmeno la partnership di YouTube potrebbe darmi in tutto l'anno. Cazzo quanto corre questo, vabbè mi ero scordato che non tutti corrono lenti e si stancano in 2 minuti come dinosauro, perché se voi non lo sapete, lui è un obeso di merda che non potrà venire al mio party di sabato sera proprio perché è un obeso e non è uno bello figo come noi. E dai cazzo ho ucciso questo figlio di puttana. Signor Duncan Walpole, accetto la vostra generosa offerta e attendo con ansia il vostro arrivo. Se davvero siete in possesso di ciò che bramo, vi ricompenserò più che degnamente. Anche se non conosco il vostro viso, suppongo di saper riconoscere le famigerate vesti del vostro ordine. Quindi venite a Lavana in fretta, confidando che vi accoglierò come fratello. Summa sum ilde servitor. Il governador Laureano Torres y Ayala. Signor Walpole, vi spetta la ricompensa. Eccoci qui ragazzi, abbiamo raggiunto la triste fine del video, quindi se avete aspettato a cagare perché stavate vedendo il mio fighissimo video, ora vi propongo con gentilezza ad andare nel cesso a sparare merda, comunque visto che si avvicina Natale e siamo tutti dei santi a parte, me che lo sono già vi auguro buone vacanze e anche buonanotte perché la sera farete un bel boom boom, se naturalmente non siete dei ritardati, cagasotto e figli di puttana, dovete per forza scrivervi, perché altrimenti vi ammazzo la famiglia e poi vado a bere l'acqua e poi spacco la bottiglia, vi lascio stare ora, perché devo andare a cagare.